Oggi andiamo avanti con questo splendido libro La semina e il raccolto. Nel gennaio del 1946 andai con mia moglie e mia figlia in vacanza alle Barbados. Non sapendo che c'erano problemi per prenotare il viaggio di ritorno da New York, avevo acquistato solo il biglietto di andata. Al nostro arrivo alle Barbados scoprì che solo due navi servivano le isole, una proveniente da Boston e una da New York. Mi fu detto che non c'era spazio disponibile su nessuna nave prima di settembre, siccome avevo impegni a New York per la prima settimana di maggio, scrissi il mio nome sulla lunga lista d'attesa per la nave in partenza ad aprile. Alcuni giorni dopo la nave proveniente da New York attaccò al porto. La osservai con molta attenzione e decisi che quella sarebbe stata la nave che avrei preso. Tornai in albergo e attivai un'azione interiore immaginando una scena in cui era già diventata realtà il fatto che noi stavamo navigando su quella nave. Seguite con attenzione perché questa è una bellissima spiegazione con un esempio reale di come attivare la legge di assunzione. Mi sedeti comodamente nella mia stanza d'albergo e mi persi in questa azione immaginativa. Immaginai, visualizzando la scena, di imbarcarmi sulla nave. Sapevo che... Che dovevo acquistare la sensazione di stare navigando sulla nave. Scelsi di immaginare di salire la scaletta della nave. La prima volta che provai la mia attenzione vagava e non riuscivo a restare focalizzata dopo che avevo raggiunto la cima della scaletta. Allora con la mente sono tornato giù e di nuovo ho risalito la scaletta. E ho ripetuto l'azione con l'immaginazione più e più volte. Non ricordo quante volte ho ripetuto questa scena con l'immaginazione. L'ho fatto fino a quando mi è diventata naturale salire la scaletta e raggiungere il ponte della nave. Poi, con l'occhio della mente, guardai indietro verso il porto, con la sensazione della dolce tristezza della partenza. Ero felice di tornare a casa mia a New York, ma anche carico di nostalgia nel dire addio alla mia graziosa isola e agli amici. Durante uno dei miei numerosi tentativi di salire sulla scaletta con la sensazione di stare navigando sulla nave che avevo scelto, mi addormentai. Dopo che mi fui svegliato, proseguì nella mia normale attività quotidiana. La mattina seguente ricevette una telefonata da parte della società di navigazione che mi invitava ad andare nei loro uffici per ritirare i biglietti per la partenza di aprile. Ero curioso di conoscere il motivo e di sapere soprattutto perché è proprio a me, che mi trovavo proprio alla fine della lista d'attesa, era stata assegnata la prenotazione tutto quello che l'impiegato mi seppe dire era di aver ricevuto un cablogramma quella mattina da New York che offriva un passaggio per tre persone non ero il primo della lista che l'impiegato aveva contattato ma per ragioni che non riusciva a spiegare tutti quelli che aveva chiamato avevano rinunciato dicendo che trovavano scomodo navigare nel mese di aprile. Così mi imbarcai con mia moglie e mia figlia il 20 aprile e arrivamo a New York la mattina del primo maggio. Nella creazione della mia opera, la navigazione su una barca che mi avrebbe portato a New York il primo di maggio, ho interpretato i quattro personaggi più importanti della mia storia, come produttore, ho deciso di salpare su una nave specifica in un determinato momento come autore. Ho scritto la sceneggiatura. Ho visualizzato l'azione interiore conforme all'azione esteriore. Cioè, visualizzando una scena che affermava il mio desiderio come già realizzato e la sensazione che mi avrebbe preso. Se il mio desiderio fosse stato realizzato come regista, ho diretto me stesso, l'attore, e ho provato e riprovato quell'azione immaginativa di salire la scaletta della nave fino a quando quell'azione non mi è diventata completamente naturale. Avendo fatto questo, gli eventi e le persone si sono rapidamente conformate nel mondo esterno all'opera che avevo creato e rappresentato nella mia immaginazione allora come avete notato ci sta facendo l'esempio dei quattro potenti e cioè appunto il produttore l'autore lo sceneggiatore e l'attore infatti dice che come produttore ho deciso di salpare, cioè ha deciso quale azione e specifica, molto specifica. Quindi cosa e in quale momento. Come autore ha scritto la sceneggiatura, cioè ha pensato a quello che sarebbe stato l'immagine mentale che doveva visualizzare come una fotografia di una scena che può succedere come un fotogramma, ok? Se il tuo eh, desiderio fosse già realizzato. Come autore ha scritto la sceneggiatura, quindi ha visualizzato l'azione interiore conforme all'azione esteriore. Cioè visualizzando una scena che affermava che il desiderio fosse già realizzato e la sensazione che avrebbe avuto se il suo desiderio fosse stato realizzato. Quindi, come regista, dice, ho diretto me stesso, come attore, ho provato e riprovato quell'azione nella mia immaginazione. E di conseguenza, tutto quello che prima mi era diventato naturale nel fare nel attivare quella azione interiore è entrata nella forma come un fatto. Infatti, dice, avendo fatto questo, gli eventi e le persone si sono rapidamente conformate nel mondo esterno, all'opera che avevo creato e rappresentato nella mia immaginazione bellissima questa formula bellissimo l'esempio assolutamente e qui ci fa una citazione di George William Russell che dice ho visto il flusso della visione mistica vivere negli uomini e nei boschi e nei torrenti fino a quando non ho saputo più distinguere il flusso della vita dai miei sogni. Bellissimo. Raccontai questa storia durante una mia conferenza a San Francisco e una signora del pubblico mi raccontò di come avesse inconsciamente usato la stessa tecnica quando era una ragazzina. L'episodio era avvenuto la vigilia di Natale a San Diego, la sua città. Lei si sentiva triste. Stanca e affamata. Suo padre, che adorava, era morto improvvisamente. A causa della sua morte, oltre l'immenso dolore, era stata costretta a rinunciare all'università e mettersi a lavorare. In quella piovosa vigilia di Natale, stava tornando a casa in tram. Il tram era pieno di ragazzi felici di tornare a casa per le vacanze. Per nascondere le sue lacrime, a chi stava intorno, si sporse fuori dalla porta anteriore e mescolò le lacrime con la pioggia. Con gli occhi chiusi, affermò a se stessa: "Questo non è il sale delle mie lacrime. Che assaggio, ma è il sale del mare nel vento. Questo non è San Diego, questo è il Pacifico meridionale e sto andando con la nave nella baia di Samoa." e con la mente nella sua immaginazione creò quella che immaginava essere la costellazione della croce del sud si smarì in quest'azione immaginativa così tanto che tutto sbiadì intorno a lei improvvisamente era già arrivata alla sua fermata a casa due settimane più tardi ricevette la chiamata da un avvocato di Chicago che doveva consegnarle 3.000 dollari in obbligazioni per lei. Diversi anni prima una sua zia era andata in Europa e aveva incaricato l'avvocato di consegnare alla nipote queste obbligazioni qualora lei non avesse fatto ritorno negli Stati Uniti. L'avvocato aveva appena ricevuto la notizia della morte della zia e stava eseguendo le istruzioni ricevute. Un mese dopo... La ragazza salpò per le isole del Sud Pacifico. Era notte quando entrò nella baia di Samoa. Guardando in basso poteva vedere la schiuma bianca come un osso della nave che solcava le onde e le portava nel vento il sapore del sale del mare. Un ufficiale le disse Là c'è la croce del sud. Lei alzò lo sguardo al cielo e vide la croce del sud come l'aveva immaginata. Negli anni successivi ebbe molte opportunità di utilizzare la sua immaginazione in modo costruttivo, ma sempre in modo inconscio. Non sapeva ci fosse una legge dietro a tutto. Ora che la donna ha compreso la legge, anche lei svolge consapevolmente i suoi quattro ruoli principali. Nel teatro quotidiano della sua vita, creando opere per il bene degli altri e per se stessa. I soldati, dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Giovanni 19, 23. Andiamo avanti con il dono della fede che inizia con una citazione della Genesi. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Se cerchiamo con attenzione nelle scritture diventiamo consapevoli di un significato molto più profondo della citazione appena fatta di quello che ci verrebbe dato da una lettura letterale il Signore non è altro che la nostra coscienza direi così ai figli di Israele io sono mi ha mandato da voi esodo 3,14 Caino e Abele nipoti del Signore possono essere solo personificazioni di due funzioni distinte della nostra coscienza l'autore ha gran cura di mostrare i due stati contrati dell'anima umana e ha utilizzato due fratelli per mostrare questi stati. I due fratelli rappresentano due distinte prospettive sul mondo che tutti noi possediamo. Una è la percezione limitata dai sensi, l'altra è la visione immaginativa. Caino, la prima prospettiva è la rendersi passivamente alle apparenze L'accettazione della vita sulla base del mondo come appare fuori. Si tratta di una prospettiva che inevitabilmente conduce al desiderio insoddisfatto o all'accettazione rassegnata e disillusa. Abele, la seconda prospettiva, è la visione del desiderio realizzato che eleva l'individuo sopra e oltre l'evidenza dei sensi e lo conduce a quello stato di sollievo dove non ci si strugge più il desiderio. L'ignoranza, nel secondo punto di vista, è un'anima in fiamme. Accende il desiderio di andare oltre. La conoscenza, nel secondo punto di vista, è l'ala con cui si vola nel cielo del desiderio realizzato. Venite, mangiate il mio pane bevete il vino che ho preparato. Lasciate... Sciocchi la stoltezza e vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Proverbi 9, 5, 6 Nella lettera agli ebrei l'autore ci dice che l'offerta di Abele era la fede, e prosegue senza fede è impossibile piacerli, poiché chi si accosta a Dio deve credergli che Egli è e che ricompenserà tutti quelli che lo cercano. Ebrei 11.6. Ora la fede è certezza di cose che si spettano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ebrei 1-3. Caino offre l'evidenza dei sensi, che è la conoscenza, e il Signore respinge perché l'accettazione di questo dono come modello del futuro significherebbe la fissazione e la perpetuazione eterna dello stato attuale. I malati resterebbero malati, i poveri i poveri, e i ladri ladri, gli assassini assassini e così via, senza speranza di redenzione. Il Signore, cioè la coscienza, non ha rispetto per un tale utilizzo passivo dell'immaginazione. E proprio questo è il dono di Caino, e invece deliziato dal dono di Abele, l'attivo volontario, Amorevole esercizio dell'immaginazione a favore di se stesso e degli altri. Dica al debole sono forte. Gioele 3:10. Non tenere conto delle apparenze e afferma di essere l'uomo o la donna che vuoi essere. Immagina bellezza laddove i sensi mostrano ceneri, gioia laddove mostrano luto, ricchezza dove mostra povertà. Solo con un tale volontario e attivo uso dell'immaginazione l'uomo può elevarsi e l'Eden ritornare. L'ideale è sempre in attesa di incarnarsi, ma finché non siamo noi stessi a offrire l'ideale al Signore, la nostra coscienza, assumendo il presupposto che noi siamo già quello che cerchiamo di incarnare, non può far nascere nulla di nuovo. Il Signore ha bisogno del suo agnello quotidiano, di fede, per plasmare il mondo in armonia con i suoi sogni. Con la fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Ebrei 11:4. La fede sacrifica il fatto apparente per la verità invisibile. La fede custodisce la fondamentale verità che per mezzo dell'acquisizione di, di un nuovo ideale gli stati invisibili diventano fatti visibili. Che cos'è la fede se non credere a quello che non si vede? disse Sant'Agostino, proprio di recente ho avuto l'opportunità di osservare i meravigliosi risultati ottenuti da una persona che aveva la fede per credere a quello che non vedeva. Una giovane donna mi chiese di incontrare la sorella e il nipote di tre anni. Questi era un piccolo bambino sano, con gli occhi color azzurro chiaro e una pelle di eccezionale finezza. La madre mi raccontò la sua storia. Alla nascita il bambino era perfetto, tranne che per una grande brutta voglia che gli copriva un lato della faccia. Il medico disse loro che nulla poteva essere fatto per questo tipo di difetto. Le visite di molti specialisti avevano confermato la sua diagnosi. Ascoltando il verdetto, la zia si era imposta il compito di dimostrare con la fede che l'acquisizione di un nuovo ideale, anche se annegato dall'evidenza dei sensi, se perseguito con tenacia, si sarebbe consolidata in realtà. Perciò ogni volta che pensava del bambino, e lo faceva spesso, nella sua immaginazione vedeva un bambino di otto mesi con un viso perfetto, senza alcun traccia di voglie, macchie o cicatrici. Non fu facile preservare in questo stato e ripetere numerose volte l'azione mentale, ma lei sapeva che quello era il dono di Abele, che sarebbe piaciuto a Dio. Continuò a persistere nella sua fede, a credere a ciò che non ci si vedeva. Il risultato fu che quando visitò sua sorella il bambino, il giorno del suo ottavo mese, scoprì che aveva una pelle perfetta, senza macchie senza alcuna traccia della voglia, che lo deturpava come se non l'avesse mai avuto. Fortuna, coincidenza? grida Caino. No, Abele sa che fortuna e coincidenza sono nomi che vengono dati da coloro che non hanno fede alle opere della fede. Camminiamo per fede e non per aver visto. Corinzi 5:7. Quando la ragione e i fatti della vita si oppongono all'idea che tu possa realizzare ciò che desideri e accetti l'evidenza dei sensi e i dettami della ragione come verità, hai portato al Signore cioè la tua coscienza, il dono di Caino. È ovvio che tali offerte non gli piacciono. La vita sulla terra è un campo di addestramento per la creazione di immagini. Se utilizzi solo gli stampi che i tuoi sensi ti dettano, non ci sarà alcun cambiamento nella tua vita. Sei qui per vivere la vita più abbondante, per utilizzare gli stampi invisibili dell'immaginazione. A ottenere i risultati più straordinari e dare tu prova visibile del tuo potere di creare. Solo quando acquisisci la sensazione del desiderio soddisfatto e continui a permanere in quello stato, stai offrendo al Signore il dono che gli piace. Quando il dono di Abele diventa il mio abito, allora realizzo il mio desiderio. Il profeta Malachia lamentò che l'uomo ha derubato Dio. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nella decima e nelle offerte. Malachia 3:8. I fatti basati sulla ragione e l'evidenza dei sensi che si oppongono all'idea che cerca espressione ci derubano della credenza nella realtà reale dello stato invisibile ma la fede è l'evidenza delle cose che non si vedono e attraverso di essa Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. Romani 4:17 Chiama le cose che non sono, cioè acquisisce in sé la sensazione del tuo desiderio esaudito portare tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le catterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Malachia 3:10. Questa è la storia di una coppia che vive a Sacramento in California, che ha rifiutato di accettare l'evidenza dei sensi, che ha rifiutato di essere derubata a dispetto di una perdita apparente, la moglie aveva regalato al marito un orologio da polso di grande valore. Il valore del dono era doppio per l'amore che lei infondeva in quell'oggetto. Condividevano un piccolo rituale ogni sera prima di andare a dormire. Lui si toglieva l'orologio e lo dava alla moglie, che lo riponeva nel cassetto in una scatola speciale. Ogni mattina lei prendeva l'orologio e lo dava a lui, che lo indossava. Una mattina l'orologio era sparito. Entrambi ricordavano di aver svolto lo stesso rito la sera precedente. Quindi l'orologio non poteva essere andato perso, era stato rubato. Decisero insieme di non accettare il fatto che. Che l'orologio fosse veramente sparito, con l'evidenza dei sensi e dei, che i fatti mostravano loro, si dissero l'un l'altro: Questa è l'occasione per mettere in pratica ciò in cui crediamo. Decisero che nella loro immaginazione entrambi avrebbero continuato a celebrare il loro rito quotidiano come se l'orologio fosse ancora lì, nella sua immaginazione? Ogni sera il marito si toglieva l'orologio e lo dava alla moglie, mentre la moglie, nella sua immaginazione, riceveva l'orologio e lo riponeva con la consueta attenzione nella scatola speciale. Ogni mattina, con l'immaginazione, lei prendeva l'orologio dalla scatola e lui, con l'immaginazione, lo indossava. Hanno continuato a ripetere questo rito fedelmente per due settimane. 15 giorni dopo un uomo entrò proprio nel negozio di gioielli di Sacramento dove l'orologio poteva essere riconosciuto perché era il negozio dove era stato acquistato. Il gioielli gioielliere notò l'orologio da polso che l'uomo indossava e lo riconobbe immediatamente, chiamò la polizia che arrestò l'uomo e trovò nel suo appartamento gioielli rubati per un valore di oltre 10.000 dollari. Nel camminare per fede, non per aver visto, questa copia ha realizzato il suo desiderio, riavere l'orologio, e inoltre ha aiutato molte altre persone a riconquistare ciò che pensavano di aver perso per sempre. Se si avanza fiduciosi nella direzione del proprio sogno e ci si sforza di vivere la vita, che si immagina si incontrerà un successo inaspettato nelle ore comuni. Toro. E con questo si conclude questo piccolo capitolo. Io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Grazie a tutti, ciao.